Parlare il senatore Candiani, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Potremmo argomentare in diverse maniere, andando a vedere, come ha detto prima anche il relatore, gli emendamenti piuttosto che i singoli articoli di questo dispositivo di legge o la stessa relazione di partecipazione dell'Italia all'Unione Europea. No, Presidente, mi limiterò ad alcuni fattori, tre nel particolare, ad alcuni elementi che credo siano stati abbastanza emblematici di come purtroppo la maggioranza di governo ha per l'ennesima volta utilizzato male uno strumento così importante come la legge di delegazione europea, o minimizzando, banalizzando alcune situazioni che invece necessitano di grande considerazione, a nostro avviso, oppure semplicemente per partito preso dicendo di no perché a proporre queste cose era l'opposizione. Quella stessa opposizione che si prepara emendamenti, li presenta, li propone, e non mi si venga a dire che poi si deve anche votare a favore perché qualche emendamento viene colto. Questo è un provvedimento estremamente ampio, dove la cosa che abbiamo chiesto innanzitutto alla Commissione, ovvero alla maggioranza, che ci fosse consapevolezza di che cosa vuol dire acquisire a normativa italiana delle disposizioni europee che portano poi dei costi sulle nostre imprese, che portano poi a dei costi sulle nostre attività produttive, tanto più in un momento grave come quello che stiamo vivendo di crisi economica. E tutto questo, Presidente, è stato condensato in un emendamento proposto all'articolo 1, che per brevità vado a leggere. Abbiamo proposto, Presidente, che nell'esercizio della delega per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione Europea, di cui al comma precedente, il Governo assicura che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sulle amministrazioni centrali, sulle autorità amministrative indipendenti, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici e sui cittadini, siano A. il meno gravosi possibili, B. commisurati all'obiettivo da conseguire, C. adeguatamente attenuati attraverso la concessione di contributi o detrazioni. Un concetto molto semplice. C'è una normativa europea, questa viene recepita, bisogna considerare che questa, per essere recepita, comporta dei costi. Questi costi spesso e volentieri mandano le nostre imprese fuori mercato. E allora noi abbiamo fatto una considerazione. Si mette a disposizione, come dicevo, detrazioni piuttosto che anche contributi diretti, in modo tale che la normativa possa essere recepita velocemente, agevolmente. Ma nello stesso tempo si eviti di gravare in maniera determinante, tanto più in una circostanza nella quale la nostra economia è tanto messa a dura prova con questa crisi economica. L'emendamento non è stato recepito da parte della maggioranza. Al limite in questi casi ci si limita all'ordine del giorno piuttosto che alla raccomandazione, che purtroppo, lo dico ancora una volta, troppo inflazionati, hanno perso di qualsiasi significato. Anzi, se c'è una modifica da fare al nostro regolamento e anche nel rapporto tra governo e Parlamento, Presidente, sarebbe proprio quello di stabilire che se si prende un impegno, che sia una mozione o che sia un ordine del giorno o che sia anche una raccomandazione, beh, quando la si prende seriamente e poi se ne deve dare conto. Perché altrimenti prendiamo in giro noi stessi, prendiamo in giro i cittadini, e questo non è ammissibile. Approvate un ordine del giorno, poi lo si sbandiera anche sul giornale. Ci hanno approvato un ordine del giorno, la maggioranza te lo dà come fosse una concessione. Beh, come direbbe Totò, ma mi fermo qui, con quello ci si può soffiare il naso. Allora, questa è la prima questione. Quindi, sottovalutato completamente l'impatto economico di questa normativa, tanto più in una situazione di grave crisi economica. Badate bene, non sto dicendo né bene né male sul fatto di recepire la normativa. Dico solo che recepirla senza considerare il costo che essa produce, tanto più in una circostanza come questa, può produrre due effetti, caro relatore. O che mettiamo i nostri cittadini e le nostre imprese nell'obbligo di seguire norme che trasgrediranno, perché rispettarle può voler dire andare fuori mercato, oppure che noi stessi alleggeriremo ovviamente la maglia dei controlli, perché altrimenti chiudiamo le nostre imprese e ci troveremo in infrazione e creeremo una condizione paradossale. Abbiamo recepito la norma, ci siamo messi a posto con la forma, ma nella sostanza tutto questo crea un ulteriore problema. E vado poi su un'altra questione che non è da meno.
Presidente, nei 6 mesi del Covid, in questi 6 mesi, ci siamo persi di vista un tema che è invece purtroppo sempre di attualità, i debiti della pubblica amministrazione. Vede Presidente, il 28 gennaio del 2020, quando purtroppo noi eravamo presi da tutt'altri problemi, la Corte di Giustizia Europea, grande sezione, ha sentenziato il 28 gennaio 2020. Questa è la sentenza, la lascio poi agli atti. Non sto a leggerla tutta per ovvie brevità, ma vado direttamente in fondo. Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, si deve dichiarare che non assicurando che le sue pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i tempi di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4 della direttiva 2011/7, la Repubblica Italiana è venuto meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali disposizioni. Per questi motivi la Corte, grande sezione, dichiara e statuisce. 1. Non assicurando che le pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti articolo 4 e 3, paragrafo 4 e 3 della direttiva 2011/7 dell'UE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la Repubblica Italiana è venuta meno negli obblighi ad essa incombenti in forza di tale disposizione. 2. La Repubblica Italiana è condannata alle spese. Presidente, qui c'è una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 28 gennaio che mette nero su bianco che l'Italia sta trasgredendo gli obblighi che ha nel pagamento dei debiti della pubblica amministrazione nei tempi stabiliti dalle stesse direttive europee. Lo sapevamo già, ce lo dicono oggi con sentenza. A fronte di questo, il provvedimento è in transito in Senato, presentiamo un emendamento estremamente semplice, che dà delega al Governo, leggo testualmente. Al fine di giungere emendamento 20.0.7, ce ne sono poi altre due formulazioni dove cambiano semplicemente i tempi di recepimento, ma sono i medesimi. Al fine di giungere al recepimento della sentenza del 28 gennaio 2020 della Corte di Giustizia Europea, grande sezione, nella causa per inadempimento di uno Stato, direttiva 2011/7, nella lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali in cui il debitore e la pubblica amministrazione, obbligo degli Stati membri di assicurare che il termine di pagamento delle pubbliche amministrazioni non ecceda i 30 o i 60 giorni, in osservanza della direttiva, eccetera, eccetera, il Governo è delegato, quindi delega con tutti i tempi che volete, ma vi diciamo 60, 90, 180 giorni, modificateli come volete. È delegato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con un apposito decreto legislativo a conformarsi ai seguenti principi direttivi. A. Assicurare che tutte le pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti dall'articolo 4, eccetera, che sono i 30 e 60 giorni. B. Rafforzare e dettare prescrizioni precise al fine di individuare conseguenze immediate a carico della pubblica amministrazione in caso di mancato rispetto della normativa in tema di tempi massimi di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. C. Determinare sanzioni a carico delle pubbliche amministrazioni, nonché garantire il versamento di interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero sostenuti dai creditori in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dalla direttiva 2011/7 dell'UE. Questo, Presidente, è il recepimento della sentenza della Corte di Giustizia Europea. Presente il sottosegretario Castoldi in Commissione, la mia domanda è stata: perché il Governo dà parere contrario? Non c'è stata alcuna risposta. Aveva davanti lo speech, c'era scritto contrario, o non sapeva cosa c'era scritto, oppure dall'altra parte. Presidente, le chiedo un istante in più. L'Aula non mi sembra che sia sufficientemente presa da altri problemi da non concedermi qualche istante. La ringrazio, Presidente. Molto gentile, grazie. Quindi? Ancora qualche secondo, prego. Vabbè, se ho qualche secondo, Presidente, chiudo qui, non è che c'è molto. Mi dica. Il tuo tempo è tre, finito. Non so quanto tempo avevo, Presidente. Secondi. Fuori da questo teatrino non sapevo quanto tempo avevo, mi sembrano 10 minuti, evidentemente sono passati.
Le assicuro che sono passati. Come ho detto prima, quando si va a braccio si può arrivare preciso, si può arrivare così. Sui secondi. Detto questo, Presidente, la questione è molto semplice. 30 secondi per concludere, grazie. Lei è molto magnanimo, Presidente. Vede, qui c'è un prospetto. Erano, se li ho mangiati. Quindi diventano 30 pieni. Presidente, qui c'è un prospetto. Questo viene direttamente dal sito del Ministero delle Finanze, l'ho scaricato oggi pomeriggio. C'è scritto che il governo ha pagato 47 miliardi su 47 miliardi di debiti, 45 pagati. Presidente, questo prospetto sopra c'è scritto aggiornato al 5 ottobre 2018. Lo potete andare a vedere tutti. Questa è la considerazione che oggi il governo sta dando ai debiti della pubblica amministrazione. Ritengo che tutto ciò sia quantomeno inaccettabile. A fronte di questo dico solo, stiamo facendo e state facendo un disastro. Se in questo momento si danno soldi alle imprese e si lasciano i soldi nelle casse della pubblica amministrazione non pagandoli, questo è gravissimo.